4 mm, da 38 a 58 metri 6 mm, da 58 a 96 10 mm quadrati, parliamo dei tipi di rame, no? Poi al punto 3 vi dice: a monte degli utilizzatori deve essere installato un interruttore magnetotermico per poter isolare il climatizzatore dalla rete elettrica durante i periodi di non utilizzo. Tutti i componenti elettrici devono essere muniti del marchio IMQ o altro marchio di conformità. Oh, ricordatevi una cosa, che quando voi installate l'impianto dovete rilasciare la certificazione della 4690. Ci siamo. E siete responsabili anche della parte di impianto elettrico che serve quell'apparecchio. Questo lo dicono le ultime norme, diciamo, elettriche. Cioè, se tu installi un frigorifero, no, il frigorifero non dà problemi. Ma se installi uno split dove ci sono delle linee frigorifere, dove ci sono delle linee elettriche, dove c'è un certo assorbimento di potenza, tu installatore ti devi preoccupare che lì dove vai a prelevare la corrente devi controllare che la sezione dei cavi sia adeguata. Ci siamo? Quindi è della tua responsabilità, tant'è che poi rilasci la certificazione della legge 4690, oggi legge 37, e quindi hai delle responsabilità, cioè non è l'impiantino. Poi, vabbè, al numero 7 mi dice: in caso di presenza di più tensioni, per esempio 220 volt per alimentazione e 12 volt per trasmissione segnali, i due cablaggi devono essere posti in conduttore separate, con nei palazzi, spesso i fili dei citofoni li infilano, no, la corrente elettrica. Tutte le componenti dei climatizzatori devono essere collegate con l'impianto di terra. Non è possibile collegarne uno solo. E poi vi dà il grado di protezione IPX. Poi a pagina 29, avete le classi di efficienza energetica, quindi il COP e le R. Oh, questa qua è quella che avete visto adesso, la valvola elettromagnetica a quattro vie, no? E 1, 2, 3, 4. In questo momento questa tubazione qua è collegata con questa, vedete questa cupoletta, mette in comunicazione questa, mentre questa è collegata con quest'altra. Quando questa cupoletta si sposta verso destra, e qui c'è l'elettropalamita, tutto l'equipaggiamento si sposta verso destra, questa cupoletta copre questa e questa. Quindi metti in comunicazione questa tubazione con questa e quest'altra con questa. Adesso lo vediamo sullo schema proprio. Eccolo qua. In questa posizione, questo è l'evaporatore e questo è il condensatore. Cioè questo è in freddo e questo è in caldo. Quindi funzionamento, diciamo, in refrigerazione. In quest'altra posizione, quello che era l'evaporatore, vedete, è diventato rosso, è il condensatore. E quello che è il condensatore è diventato freddo. Quindi fisicamente rimangono dove stanno. Però quel che provvede a questa operazione è appunto la valvola, quella che abbiamo visto, no? Di inversione del ciclo. Quindi praticamente questo è quel che fa muovere questo equipaggiamento, vedete, in questo momento questo pistone scorrevole sta a sinistra, qua invece sta a destra. Praticamente la pressione, lato alta pressione sta di qua dell'impianto, lato bassa pressione da questa parte, e quindi la pressione sposta questo pistone che ha queste guarnizioni di tenuta verso sinistra, poi l'alta pressione va su questo lato e quindi lo manda a destra. Quindi voi col telecomando, no? Quel che comanda questa variazione, questa elettrovalvola, è in questa posizione, i curatori come stanno. Poi quando l'elettrovalvola viene eccitata, quindi l'effetto elettromagnetico si manifesta, l'otturatore viene tirato verso destra, quindi comprime questa molla e qui si ha un cambiamento del passaggio refrigerante.
Vediamo nel dettaglio. Il compressore cosa manda da questa parte? Questo è il lato alta pressione. Questo è il lato bassa pressione, compressore. Quindi la mandata del gas caldo, vedete, va in questa valvola e da qua va al condensatore, no? Poi nel condensatore il refrigerante passa allo stato liquido e attraverso il capillare o la valvola di espansione termostatica va nell'evaporatore. Dall'evaporatore il lato di bassa pressione va sul lato di aspirazione del compressore. È chiaro? O ve lo ripeto? Sul lato destro l'equipaggiamento mobile, questo pistone, si sposta a destra perché l'elettrovalvola ha invertito la alta pressione, sta di qua adesso, e quindi la pressione spinge il pistone verso destra. In questa maniera il compressore, lato alta pressione, dove va il gas caldo? Che adesso diventa condensatore. Nel condensatore il gas caldo diventa liquido, attraverso la valvola termostatica, il capillare va nell'evaporatore, adesso il condensatore è diventato evaporatore, quindi siamo sul lato bassa pressione e infatti siamo sul lato aspirazione del compressore. Tutto qui, tanto sia l'evaporatore che il condensatore sono delle batterie di scambio termico e quindi con questo semplicissimo, diciamo, dispositivo si inverte il ciclo e la macchina diventa una pompa di calore, perché quel che era evaporatore adesso è diventato condensatore e quindi è lato caldo. Ci passa l'aria e si riscalda. Adesso noi ci hanno messo via con la fila della carta valigia, prendendo quasi la cartellina sola, Quagliani, ogni dopo visto, no, uno, due, tre, ah! La stessa ditta, capito? Abbiamo messi Savino, guarda che qui c'è pure quello per vabbè, saluto la vita. Savino, se giri, faccio un sorriso in circostanza. Grazie. È stato Termolab. Termolab. Guarda, qui c'è quello tuo e c'è quello della ditta. Alitalia, Termola, pensavo che Hilton Italiana SRL, Hilton.